Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video news e info su The Sims 4. Silenzio, tanto silenzio, niente news. E io vi avevo detto, guardate che appena escono le votazioni e si rimettono in moto, comincia il disagio. Ragazzi, ci siamo. Prima di lasciare il video ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo, vi lascio il video e buona visione. Quindi ragazzi, eccoci qui dopo poche ore dall'arrivo del nuovo sondaggio di Sims 4 Arti e Mestieri. Ho già fatto il video, lo trovate qua sul canale, ho scelto i 28 oggetti, carini, carucci, belli, brutti, quello vedremo poi con i risultati. Ma ragazzi, non è solo quello, da settimane sto seguendo i tweet e in realtà c'è un po' di cose strane nell'aria. Intanto, tanti riferimenti alla montagna all'interno dei DLC, tanti riferimenti ai bambini nei tweet. Quindi abbiamo delle varianti, sono i bambini, sono la montagna. Sappiamo, e lo sappiamo per certo, che The Sims 4 avrà tanti contenuti quest'anno. Ma ragazzi, quello che è venuto fuori oggi vi farà capire un po' cosa ci possiamo aspettare, con quali tempistiche e il perché di tante scelte. Partiamo da un dato oggettivo. Quest'anno su The Sims 4 arriveranno ben due staff pack. Uno l'abbiamo già avuto, Tiny Living, uno Arti e Mestieri, che probabilmente vedrà la luce, credo, intorno a luglio. E voi direte, come fai a dire una roba del genere? In realtà le votazioni, le ultime, le avremo ad aprile, un mesetto, e tireranno fuori lo staff pack. Potrebbe arrivare a maggio lo staff pack, ma probabilmente andrebbe ad incastrarsi con altri DLC. Perché ragazzi, l'anno videoludico che stiamo per vivere, quello che inizierà in realtà come anno fiscale 2021, non si può paragonare agli ultimi due. Lo avevamo un po' capito già dal fatto e dall'arrivo di Tiny Living che c'era qualcosa di strano rispetto all'anno scorso. L'abbiamo capito ancora di più a febbraio. C'è stato il compleanno, ma febbraio è passato in sordina. Nessun DLC, erano due anni che uscivano bene o male negli stessi giorni due game pack. Quest'anno niente. E poi soprattutto le votazioni a inizio marzo, come ho detto nello scorso video, marzo è molto molto lungo. E ragazzi, mi aspetto un DLC a marzo, mi aspetto, credo, un game pack a marzo, ma non ne sono sicuro, non ne sono certo, è una fantasia campata per aria. Però marzo è bello bello lungo, e se hanno fatto uscire il sondaggio il 3, vuol dire che magari per la parte del mese volevano tenersi liberi di fare altre robe. Questa ragazzi però è una speculazione. Come sappiamo, The Sims ci ha insegnato che ci potrebbero anche essere dei mesi di silenzio, ma credo non sarà così. Penso proprio che il periodo di silenzio l'abbiamo avuto tutto febbraio e credo proprio che siamo entrati nella macchina delle news e info, dei DLC, della programmazione a tutto tondo. Ancora di più ragazzi, ci riporta una notizia il sito Sims Community. Vi lascio ovviamente la fonte qua in descrizione, vi faccio vedere anche la lettera e quello che sta succedendo. Ma torniamo indietro, torniamo a Discover University o Università. Abbiamo saputo con largo anticipo che c'era in campo un cantante che è stato chiamato tramite contratto per fare il voiceover, quindi in realtà la parte vocale dell'espansione. È successo poco prima del rilascio, ragazzi. Infatti si parla circa di settembre 2019 e poi in realtà l'università è arrivata a novembre. Quindi sappiamo che quando si chiamano le voci tutto è pronto, manca solo la voce, due file da mettere nei codici e ragazzi, è tutto pronto. Questa lettera che ora starete vedendo ha la dicitura dell'inizio del contratto come 26 febbraio 2020, con il termine del contratto fra due mesi. Questa cosa mi stupisce? No, per niente. In realtà questo ci fa capire che un'espansione, la nona espansione di The Sims 4, è dietro l'angolo. Mancano davvero poche settimane. Due mesi vuol dire 8 settimane, ragazzi, ci siamo. E in queste 8 settimane potrebbero uscire degli update con oggetti gratuiti, potrebbe uscire un game pack, me l'aspetto, prima dell'espansione, potrebbe uscire di tutto. Ma quindi a questo punto cosa sarà la nona espansione? Beh ragazzi, alcuni tweet in realtà delle ultime ore vanno di nuovo nella direzione neve. E neve sappiamo che riguarda il sondaggio sulla montagna. Come vi ho detto, quel sondaggio non ci chiedeva che espansione volevamo, assolutamente no, ci chiedeva quale feature volevamo sull'espansione. Quindi l'espansione della montagna era già bella e pronta, volevano solo sapere se volevamo gli sci, volevamo la seconda casa, volevamo i resort, volevamo gli chalet, volevamo qualcosa. Ma stavano già implementando tutto ragazzi, e ha senso.
avere questa espansione così presto ha senso, perché credo proprio che il sondaggio sia arrivato già a metà del lavoro che riguardava lo sviluppo di questa non espansione. E quindi la montagna è quello più accreditato? Sì ragazzi, secondo me sì. Se anche ve l'ho detto, i riferimenti ai bambini sono stranissimi, foto di passeggini, riferimenti ai bambini, feste di compleanno, un sacco di cose strane che riguardano i bambini ci stanno nell'aria, ma quelle potrebbero anche riferirsi a qualcosa che arriva prima della montagna, a un game pack a tema bambini. Avrebbe senso? Sì, sicuramente sì. E i cavalli? Potrebbero arrivare prima i cavalli? Potrebbe, ma non lo sappiamo. Quello che sappiamo, ragazzi, è il riferimento alla montagna. In quel sondaggio non si è parlato di cavalli, e quello ci fa capire che non era nelle intenzioni degli sviluppatori, nel bene o nel male. O non lo vogliono far uscire, oppure è già fatto e non c'era bisogno di chiedere. Mentre per quanto riguarda queste espansioni, sì, ci hanno chiesto un loro parere per accontentarci, per darci un'espansione che avesse le feature più votate, per darci quello che volevamo. Ve l'ho già spiegato, ragazzi, Discovery University, l'università ha segnato il punto di non ritorno su The Sims 4. Ci stiamo avviando nella fase finale, ora la palla sta a noi, ora cercheranno di accontentarci perché tutto quello che ci potevamo aspettare ormai è già uscito. Ma quindi, ragazzi, se davvero il contratto è quello e si parla di 2 mesi, quando arriverà la nona espansione di The Sims 4? Beh, dati alla mano, io me l'aspetto a maggio. E ancora una volta vi chiedo, siete stupiti di questo? Io no. Questo perché, ragazzi, negli ultimi 2 anni abbiamo avuto le espansioni a giugno, abbiamo avuto stagioni, abbiamo avuto vita sull'isola, ma quest'anno le cose cambiano. Non possiamo avere un'espansione a giugno, non potevamo. Quindi io mi aspettavo, sì, o un'espansione sola a novembre, e ve l'ho detto che quest'anno poteva uscirne solo una, oppure, ragazzi, questa è la prova provata che anche quest'anno su The Sims 4 arriverà la nona e la decima espansione. Ragazzi, ne avremo 2 anche quest'anno. E quindi avremo 2 espansioni, 2 staff pack, e perché no, c'è spazio anche per 2 game pack. Uno nelle prossime settimane, io me l'aspetto, uno nel primo autunno, mettiamola così, fine agosto o settembre. E ora ripercorriamo il perché delle date e partiamo da un dato oggettivo che è alla base di tutto. Ragazzi, un'intervista all'Electronic Arts di pochi mesi fa ci ha detto una cosa incontrovertibile. Entro l'anno fiscale 2021, che si conclude il 31 marzo 2021, comincia il 1 aprile prossimo, quello che arriva, e si conclude nel marzo 2021, l'Electronic Arts dovrà annunciare ben 4 titoli. Tra questi, ragazzi, c'è Stan Gaming che ce lo dice, beh, è sicuro, c'è The Sims 5. E quindi in questo anno fiscale dovranno appunto annunciare The Sims 5. Ma quando? Beh ragazzi, fate 2 più 2. Sicuramente The Sims 5 arriverà come annuncio, vi ricordo, non come rilascio, all'Eplay 2020, che si terrà il 10 giugno. Quindi a quel punto cosa fanno? Annunciano un'espansione insieme a The Sims 5? No ragazzi, l'espansione è importante e vale la pena averla all'Eplay, l'abbiamo visto l'anno scorso, ma ragazzi, The Sims 5 è un'altra roba. Stiamo parlando di un gioco che intanto si presuppone uscirà multipiattaforma. Quindi per la prima volta, ragazzi, giocatori console e PC avranno la stessa roba lo stesso giorno. Non è mai successo. Infatti, fra le mire degli sviluppatori c'è quella di far uscire The Sims 5 in contemporanea tra console e PC proprio per la prossima generazione. E vi dico anche un'altra cosa, questo ha fatto slittare, diciamo, il nostro The Sims 5. Con tutta probabilità sarebbe potuto uscire quest'anno, vi dico anche questo. Ma in effetti loro hanno aspettato la nuova generazione di console, che arriverà a dicembre, per rilanciarlo l'anno prossimo. Quindi, questo è un dato di fatto, Instant Gaming sta lì, The Sims 5 sta lì, con l'annuncio a giugno. Beh ragazzi, giugno è bruciato, l'Eplay sarà dedicatissimo a The Sims 5 se ci sarà l'annuncio, e allora ha senso far uscire questa espansione a maggio per non accavallarsi all'annuncio. Ecco perché questo non mi stupisce ragazzi, ma questa è l'ennesima prova. Perché non fanno uscire un'espansione a giugno e la fanno uscire a maggio se il contratto finisce fra 2 mesi per questa persona? Un altro mese e dovrebbe arrivare, quindi dovrebbe arrivare fra noi a maggio. E a quel punto lì, come vi dicevo prima, che senso avrebbe far uscire Arti e Mestieri a maggio? No, potrebbero farlo slittare a luglio, dopo l'annuncio di The Sims 5, eventualmente. Oppure lo potrebbero far uscire a maggio, quindi a maggio potremo avere staff pack ed espansione e prepariamoci tutto il portafoglio perché, come vi ho detto, potrebbero anche cominciare a tirar via tanti DLC.
Ma a questo punto capirete anche che il 2020 di The Sims 4 si potrebbe concludere con due espansioni, ragazzi. Ne abbiamo 10, The Sims 3 ne ha 11, The Sims 2 ne ha 12, se non ricordo male, o 13. Ma se facciamo due conti, se davvero The Sims 5 arriverà nel 2021, nella seconda parte probabilmente, The Sims 4 si concluderà con 11/12 espansioni, né più né meno rispetto ai vecchi capitoli, ma con delle cose in più, i game pack. E se davvero ne fanno uscire due quest'anno, potrebbero benissimo, non lo sappiamo, beh, arriveremo anche a 10 game pack presenti su The Sims 4, più due staff pack, uno l'abbiamo già avuto, uno arriverà. Quindi ragazzi, di che stiamo parlando? Direi che stiamo per vivere un anno bello pieno di The Sims 4, e come? Quindi, se tutto va secondo la logica e i miei piani, cosa ci possiamo aspettare da qua in avanti? Nelle prossime settimane io mi aspetto un game pack. L'aver fatto uscire il sondaggio oggi, o ieri in realtà, di Arti e Mestieri ci fa capire che tutto marzo è libero. Libero per fare un Maxis Motley, per fare degli upgrade anche solo di oggetti gratuiti, oppure no. Libero di fare tante cose, anche annunciare e rilasciare a marzo un DLC che abbiamo avuto fino all'anno scorso a febbraio. Ci siamo spostati di un mese, ragazzi, ma c'è stato l'anniversario, c'è stato Tiny Living, quindi ha senso aver preso un po' di tempo. E poi aprile, beh, aprile ci sarà l'ultima votazione di Arti e Mestieri, ve lo ricordo. E maggio? Maggio potrebbe arrivare la nona espansione, la montagna potrebbe essere lei. Giugno, beh, ragazzi, l'e-play, come vi ho detto, tutto va in quella direzione lì, ci stanno praticamente dicendo, ci annunciano il nuovo The Sims, quindi potrebbe essere. Luglio, Arti e Mestieri. Settembre, io potrei aspettarmi un secondo game pack. Novembre, ragazzi, come sempre, seconda espansione. E se davvero ci ho preso, perché queste sono speculazioni, ragazzi, la nona espansione è davvero arrivata alla fase finale, quando chiamano le voci vuol dire che tempo 2 mesi/3 e s'arriva, quindi dovrebbe arrivare a maggio. E quindi questo è già un dato più sicuro rispetto al game pack. Ma se davvero ci ho preso, cosa potrebbe uscire quest'anno su The Sims? Beh, con tutti gli annunci dei tweet, io ragazzi non so se arriveranno davvero i cavalli. Potrebbe arrivare qualcosa legato ai bambini. O perché no, invece potrebbe arrivare il game pack dei cavalli in queste settimane. Ma aspetto qualcosa. O magari potrebbe uscire il game pack delle lavastoviglie. Quindi in realtà potrebbe essere un game pack totalmente a caso. Aspettiamoci anche quello. Quindi non è dato saperlo. Però io sinceramente mi aspetto un game pack prima di maggio, mi aspetto l'espansione, questa la nona a maggio, mi aspetto un bel replay da seguire insieme quest'anno, fidatevi, ci divertiremo tanto, e poi la seconda parte dell'anno piena di contenuti. Vi ricordo che non hanno ancora rilasciato degli upgrade con, ad esempio, degli oggetti gratis, update o altro. Ragazzi, tutto tace, ma come vi ho detto, la macchina di The Sims 4 si è messa in moto in maniera molto molto prepotente, perché come vedete siamo qua in poche ore a discutere del sondaggio, a discutere dell'espansione 9 che è quasi finita, quindi sta arrivando, e praticamente del fatto che ancora una volta con le tempistiche mi stanno praticamente confermando che The Sims 5 me l'annunciano all'e-play. Quindi ragazzi, capite bene che in poche ore tutto il silenzio di 20 giorni è andato scemando, è cancellato tutto, si è cancellato tutto. Ora si ricomincia a fare le cose grosse. Quindi ragazzi, ora aspetta a voi la parola. Cosa aspettate da questa espansione? Sarà davvero la montagna? Beh, vedendo quel sondaggio, secondo me è molto accreditata come cosa. All'80% io mi aspetto sia la montagna. Per quanto riguarda un game pack prima, siete d'accordo? Arriverà in queste settimane un annuncio? Potrebbe essere. Per quanto riguarda The Sims 5, ancora una volta i tempi ci suggeriscono che è così. Beh, insomma, adesso sta a voi dirmi sotto nei commenti che ne pensate. Per questo video però, ragazzi, vi dico che è tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto. E vi ricordo anche che qua a schermo trovate i due canali dove potete iscrivervi anche il video precedente. Io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!